Il problema è un altro. 24 novembre 2009. Sono solo canzonette, sono solo maledette benesette. Questo è il titolo. Commenti. C'è. Incontro due questurini e mostro loro la sacra notazione pacuoria, la prima quereletta orale del Francesco Corriero, verbalizzante Lafayette Emilio. Erano proprio, dice, del commissariato Portagenova a me. Osceni e ridicoli. La scena, dice, sempre uguale o quasi, si ripete con questurini di altri commissariati. Però. Notizia, il titolo di un giornale, dice, Berlusconi, dice, cari italiani, vi spiego tutto in TV, credo. Ehi, gli italiani sanno, sono gli italiani che... Comunque, finalmente il 27938 BR04 e poi direttamente nelle case di tutti gli... di tutti i terrestri, di tutti... del cosmo, insomma, dice. Berlusconi, PS, beh, dice che la televisione non la vede nessuno, pochi, quattro gatti, quelli di... eravamo quattro amici al bar, più... anzi meno, tre dei quattro amici sono morti di indigestione di televisione. G20, notizia, G20, Berlusconi. I ministri, dice, stavano al cesso, nominerei a casa mia, Cribbio. Io ho un problema, è un altro. Cesarielli. Tremonti, dice, c'ha una vocina. Lo si potrebbe assumere come manina bianca per i falsetti, e allora licenziare, dice, Bianca Manina, che sarebbe Stefania. Berlusconi, ancora Berlusconi, Tremonti e Veltroni sulla crisi economica, che dicono? E che cazzo ce ne frega, le solite cose, no? E il problema è un altro. Berlutremon Veltroni, Vevurria Vasà, o Neurone. Berlutremon Veltroni, Vevurria Vasà, o Neurone. Beh, c'è anche Draghi. Dice, fammi risparmiare lo sgomento, va. Il problema è un altro. È un altro il problema. Ehi, per il verbo del Giuseppe Cascini, dice, in alto a destra. Cascimbello, Cascimbe, te vorria vasà un asino. Beh, comunque, il problema è un altro. Cascimbello Giuseppe, te vorria vasà un eurone. Laura Tragni, che dice Laura Tragni? Laura Tragni dice, comunque, dice, a mia sorella, non dico Fassino, perché vale 30 volte te, che sei, dice, un pezzo di merda puro. Ma che cazzo vuole questa cazzo di Laura Tragni? Comunque, Fassino, quello che si assomiglia all'ineguagliabile Luciano Turone, e che dice, il tribunale non è un manicomio. Beh, l'unica frase che si conosce e che passerà alla storia, speriamo, è questa. Dice, il tribunale non è un manicomio. Ma come? Ti chiedono spiegazioni su cose che avete fatto voi, un foglio, e tu gli dici, il tribunale non è un manicomio. Boh. E allora, comunque, e allora, dice, non si capisce cosa ci sta a fare lì, o Luciano Turone. Ecco, un sedativo, una cavicetta nella stanzetta. Sono solo canzonette, dice, alle tastiere Berbis S. Non ha voluto strafare per non umiliare. Come umane lei,
da disumani a umani non è per niente facile. Ce l'ha fatta, ma la fatica, lo sforzo. Adesso è in rianimazione, dice. Speriamo che i rianimatori si ricordino di essere italiani. Becchini, crematori, insomma. Italsette, fai estane zion letale. Italsette, fai estane zion letale. Sei capito. Ancora Laura Tragni, ancora dici. Parli tu, russo, che non hai mai fatto un cazzo in vita tua. Capra, ignorante. Oh, mamma mia. È vero, dici. Mai fatto un cazzo in vita sua, quel cazzo lì. Sì, sì, è una capra, sì, è un ignorante. Ancora Laura Tragni che dice. Non raccontar balle. Non raccontar balle. Dice, sei tu il russo. Bugiardo, rispetta la polizia, capre, ma che cazzo c'entra? Ma ecco, e comunque dice, ma ti ho dato ragione, che cazzo vuoi? Veniamo a... Tasse, tempo di acconti, lo Stato batte cassa, e se non paghi te scassa, dice, paga o... appunto, o te scassa. Italbella, Italbella, te vorria basa bucchella, sei tal bella, e tal bella, te vorria basa bucchella. E poi il tre Paolo Alessandro, l'amministratore condominiale senza cogliona, ha cambiato indirizzo, avvisa tutti, mena che la russo cara mia, mena che russo cara mia. Dice, sconosciuto, non esiste, però... per mandarle, sì, per pagare esiste, no? Per il resto non esiste più. Mi dice, tutti i doveri, nessun diritto, giusto? È un allineato, il tre Paolo Alessandro, no? Dice, oh, mannaggia, sì, sì, è diplomatica, ma mica tanto, abbiamo la suina, l'influenza, la caprina, tutta abbiamo. Dice, non esiste. Ma come? Papà che esiste? Come? Lasciamo perdere. Poi, e anche agli atti, c'è scritto. Dice, la russo cara mia non esiste più. Giorgio Marzocchi propone Italia, bollo, bolli, timbro, timbri, firme, dispone. Il governo, il Parlamento, le istituzioni del fare, altro che chiacchiere. Infatti dice, l'Italia dice, mi ha fatto nazione, com'è che dicevano i versi di l'Italia incredibile ma vero, l'Italia mi ha fatto nazione, derubato di tutto e costretto ai doveri, diritti, nessuno. Poi, mia moglie, i miei figli scomparsi, in mano alla mafia di Stato. E continua. Delegata nell'angolo di una casa. Casalinghe made in Italy, gratiti da muscolini, comandati dalle teste scorrevoli, in affratti, senza amori ma in fregola, per la gioia di sentirsi Cleopatra. Avvocati made in Italy, sgregolati dai codici, paraventi per delitti da colica, codicilli richiamati applicabili a favore.
cuore, è più forte dei pugili. Magistrati, medi in Italia, senza remore studiano, degli illustri, strambi, truci, fascicoli, hanno l'occhio disattento e insensibile sui problemi, senza paga politica.